Sei mai immaginato di essere una farfalla? Oggi ti parlerò delle farfalle, ma non nel senso in cui ti aspetti tu, ti parlerò delle cose che abbiamo in comune con una farfalla. E per iniziare questa cosa ti voglio portare una citazione di Paolo Coelho, che dice: "Se vuoi vedere l'arcobaleno, devi amare la pioggia". Cosa significa? Che se vogliamo avere dei risultati, se vogliamo avere successo, dobbiamo amare le difficoltà. Infatti la storia della farfalla dice proprio questo. Un giorno, in un giardino, un uomo vede un bozzolo di seta dove c'era all'interno una farfalla. Quindi si è messo lì, seduto, con curiosità, a guardare cosa farà questa farfalla. Quindi cosa succederà da quel bozzolo. E ha visto che c'era un forellino piccolino dove c'era qualcosa che si muoveva. L'uomo, guardando, all'inizio non capiva cosa stava succedendo, invece poi ha capito che era la farfalla che stava cercando di venirne fuori. E ad un certo punto l'ha vista un po' in difficoltà, quindi ha pensato: com'è che potrei aiutare questa farfalla? Magari ecco cosa potrei fare. Potrei allargare un po' il foro in modo che lei venga più con facilità. Perché a un certo punto non vedeva più movimenti, no? La farfalla ha provato un pochino, ma dopo sembrava quasi che si stesse per arrendere. Quindi l'uomo ha detto: "Va, gli do un taglietto e magari allargo un po' il foro, così la farfalla viene fuori". E ha fatto così, ha preso la forbice, ha fatto un taglietto, ha allargato il foro e la farfalla è venuta fuori. Sì, solo che quello che ha notato l'uomo era che il corpo della farfalla era grande, ma le ali erano molto piccole. Quindi cosa è successo? È successo che la farfalla non è riuscita a volare perché aveva le ali troppo piccole rispetto al proprio corpo e purtroppo è morta. Quindi cosa ha fatto quest'uomo? Quest'uomo, pensando di aiutare la farfalla, in realtà l'ha fatta morire, perché solo muovendosi da sola, solo facendo lo sforzo massimo, la farfalla poteva sviluppare la forza delle proprie ali e a quel punto rompere completamente il bozzolo e venire fuori e prendere il volo. Invece non è successo. Quindi l'uomo, nella sua follia in un certo senso, pensava di aiutare la farfalla in quel modo, invece l'unica cosa è che l'ha condannata al suo destino di morte. Questa storia cosa ci insegna? Ci insegna che in realtà le difficoltà non arrivano per caso. Quindi se tu ti trovi in questo momento una difficoltà dove effettivamente magari non sai che strada prendere, magari Amazon ti ha bloccato l'account, piuttosto che hai iniziato con Shopify ma non riesci ad ingranare, non riesci ad arrivare alle prime vendite, non devi mollare. Non devi mollare perché sono proprio queste le difficoltà che ti faranno prendere il volo. Pensa ad uno dei nostri corsisti, Orazio, che prima di arrivare ad avere un account che fattura circa 1 milione di euro all'anno su Amazon, ha chiuso e riaperto l'account 4 volte. Pensa, se non fosse passato lui da solo con la propria esperienza a chiudere e aprire magari questo account 4 volte, non sarebbe mai successo magari di avere questo decollo. Se qualcuno fosse venuto lì magari a risolvere tutti i problemi così, magari non avrebbe più avuto quella grinta lì di andare avanti. Quindi quando ti arriverà una difficoltà, ricordati sempre la storia della farfalla. Fammi sapere nei commenti se conoscevi già questa favola della farfalla, se sei d'accordo con qual è il messaggio, qual è il cuore di questa, la morale di questa favola, e soprattutto quali sono i prossimi argomenti che vorresti sentire dal nostro canale. Ciao e alla prossima! Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e condividilo con i tuoi amici. Se vuoi rimanere aggiornato, iscriviti al canale e se vuoi interagire con noi, clicca il tasto qui sotto e iscriviti al nostro gruppo riservato. Ciao, ciao. Al prossimo video!